Salve a tutti, adesso andremo a vedere per prima cosa la info window. Abbiamo parlato delle finestre che contornano la visualizzazione del nostro spazio 3D. Per prima andremo a vedere la info window, che è la finestra orizzontale in testa al software. Bene, si identifica dal tasto info. E questa finestra racchiude tutta una serie di contesti che ci danno appunto delle informazioni sulla scena, sugli oggetti e alcune possibilità di fare determinate operazioni in fase di lavorazione. Bene, la info window ha una particolarità: se la tiriamo giù, ci dà tutte quelle che sono le varie informazioni, no? Su ciò che noi stiamo facendo all'interno della nostra scena, ok? Quindi un programmatore può rifarsi a tutte queste stringhe per avere informazioni riguardanti la programmazione in Python. Più semplicemente, la info window racchiude il menu a tendina con tutte quelle che sono le informazioni di base, quindi aprire un nuovo documento, creare un nuovo documento, aprire i documenti, aprire documenti recenti, ricoverare l'ultima sessione se mai si dovesse chiudere Blender inaspettatamente, recuperare un salvataggio automatico settabile, poi vedremo da dove, d'accordo, in maniera tale da che si riesce ad avere uno storico automatico. Poi si può salvare, chiaramente salvare col nome, salvare una copia. Poi user preference è molto importante, serve per customizzare, per cambiare, a tagliare il nostro Blender come meglio si crede. All'interno abbiamo la possibilità di cambiare quella che è l'interfaccia. Si possono praticamente andare a fare vari settaggi, caricare le add-on, che sono delle estensioni che ci permettono di avere velocemente alcune potenzialità di Blender. Bene. Possiamo cambiare chiaramente il tema, caricare alcuni temi prestabiliti o andarci a modificare quello che ci viene dato dalla Blender Foundation. Abbiamo qua il sistema file, quindi possiamo andare a cambiare tutte quelle che sono le varie cartelle di file, che possono essere queste, la raccolta di texture o dei suoni per i vari montaggi. Poi abbiamo system, che racchiude praticamente tutto quello che è la possibilità di gestire dalla scheda video alla qualità video, d'accordo? E anche audio, chiaramente. Bene, questi dovranno essere chiaramente approfonditi, questi pannelli dovranno essere approfonditi per avere in mano il pieno controllo del software. Chiaramente qui, come abbiamo fatto vedere in un precedente screencast, abbiamo la possibilità chiaramente di poter cambiare Blender in alcune lingue che ci vengono proposte. La info window presenta anche il tasto render, che ci permette di renderizzare la nostra immagine o lanciare la renderizzazione per quanto riguarda i filmati, quindi andare a renderizzare quello che è il set impostato per quanto riguarda riuscire a tirare fuori un cortometraggio, un film, un pezzo che poi magari deve essere montato successivamente, lo si può fare tranquillamente dal render animation, OpenGL render animation, OpenGL, show hide render. Naturalmente questi tasti, questa tendina, queste funzionalità hanno dei tasti veloci, degli shortcut. Basta premere F12, per esempio, per ottenere il rendering. Ad esempio, posso premere
il tasto chiaramente come ho fatto prima per avere il rendering della mia scena, ma più semplicemente premendo F12 ottengo lo stesso risultato, sicuramente più veloce. Windows ha la possibilità di questo tasto ha la possibilità di gestire quelle che sono le finestre, ci dà la possibilità di gestire quelle che sono le nostre finestre. Quindi posso duplicare la mia finestra, d'accordo? Posso chiaramente andare in full screen, salvare uno screencast e quindi creare, scusate, uno screencast o fare uno screenshot, quindi salvare la fotografia del mio lavoro attuale, quindi fare un'istantanea della mia finestra software. Bene, poi chiaramente abbiamo l'help, manuali, release log, Blender site, Blender eShop, d'accordo? Developer community, user community. Abbiamo chiaramente la possibilità anche di segnalare un bug e poi abbiamo le varie API reference per quanto riguarda Python e diverse altre cose, tra cui anche richiamare eventualmente lo splash screen, eventualmente lo si voglia. Poi abbiamo lo screen layout che ci dà la possibilità di scegliere uno screen layout, quindi avere una composizione veloce delle nostre finestre. Ad esempio, se dobbiamo utilizzare Blender per fare editing video, d'accordo, basterà semplicemente cliccare su video editing. Il nostro Blender, la nostra composizione di Blender delle nostre finestre praticamente assume la forma dei classici software di montaggio video. Qui avremo il nostro video, la visualizzazione del nostro video, la possibilità di inserire degli effetti, il canale audio video per il montaggio, quindi anche per tagliare e montare il nostro filmato. Possiamo anche chiaramente andare a settare diversi sistemi layout a seconda di quello che vogliamo realizzare. Ad esempio, che GameLogic ci permette di utilizzare tutti quelli che sono gli strumenti per la nostra logica game, quindi per poter inserire dei controlli all'interno della scena, quali sensori, controllori e attuatori per permettere al gioco di essere interattivo con chi lo gioca. Bene, poi abbiamo qua Sheen, praticamente il Browse Sheen ci permette di creare più scene, d'accordo? Noi abbiamo la nostra scena, cioè l'attualità della nostra scena, che è la scena, diciamo, 1. Blender ha la possibilità di creare più scene, difficilmente si trovano software che lo possono fare. Blender lo fa, ha la possibilità di creare più scene. Questo trova delle motivazioni che poi vedremo in futuro. Attualmente l'unica cosa che vi posso dire in fase iniziale è di mantenere comunque la scena, di non giocare ancora con le scene in maniera tale da non essere indotti in confusione. Poi abbiamo il selezionatore per quanto riguarda il tipo di renderizzatore che si vuole utilizzare. Possiamo utilizzare il normale Blender Render che troviamo già settato non appena apriamo Blender, d'accordo? E poi abbiamo il Blender Game, che è praticamente il motore game. Quindi non possiamo realizzare un gioco se non impostiamo il motore di gioco all'interno di Blender. Per impostare il motore di gioco all'interno di Blender lo si fa da questa tendina, selezionando per l'appunto Blender Game. Poi abbiamo Cycle Render non è altro che un nuovo e potentissimo motore di renderizzazione, diciamo, di quelli che vengono detti fisicamente corretti. Per vari motivi matematici, questo renderizzatore viene assimilato
alla produzione di realtà, di rifrazione della luce, di rimbalzo della luce, che hanno un riscontro realmente fisico. Poi abbiamo il Network Render, in questo caso lo trovate attivato, ma normalmente non lo vedete perché sta tra le add-on, deve essere attivato ad hoc. Comunque sappiate che il Network Render ci permette di poter renderizzare le nostre scene, i nostri fotogrammi anche su altri computer, quindi non fare lavorare solo il nostro computer, ma fare lavorare anche tutti i computer che sono magari in una rete, in maniera tale che un set di 250 fotogrammi possono essere distribuiti fra più computer, quindi accorciando chiaramente quelli che sono i vari tempi cosiddetti macchina. Più computer ci sono, più breve sarà il tempo di attesa. La InfoWindow ci propone anche tutta una serie di informazioni della scena, quindi abbiamo la versione del software, abbiamo i vertici, le facce, quanti vertici, quante facce, quante triangolazioni, quanti oggetti ci sono all'interno della scena. Come potete vedere, qui ci dice che è selezionato uno di tre. Tre perché chiaramente, come abbiamo già spiegato prima, nella scena noi abbiamo tre oggetti in questo caso, che sono la telecamera, la luce e l'oggetto mesh. Abbiamo una lampada, ci avvisa che abbiamo una luce, d'accordo? In questo caso questo tipo di luce che è una point light, quindi è un tipo di luce omnidirezionale che ci dà una luce in maniera omnidirezionale a 360 gradi. Poi abbiamo il numero della memoria che stiamo occupando in questo istante. Chiaramente questo valore più sale, d'accordo? Più sale, più il nostro computer entra in sofferenza, e lì poi parleremo anche di quello che significa utilizzare l'hardware corretto per lavorare con un software di grafica 3D. Bene, per questo è tutto. Alla prossima.